Salve a tutti. Credo di essere stato l'unico a chiedersi almeno una volta se Dragon Ball è un cartone animato sessista oppure no. Molti credo si saranno fatti questa domanda. Diciamo che uno può pensare che essendo un cartone animato fatto per bambini e giovani, comunque maschi, non si può certamente dare la colpa al cartone animato del fatto che la maggior parte delle vicende riguardano gli uomini, poi sono quasi tutti uomini, e via di seguito. Però, se voi vedete, per esempio, la prima serie di Dragon Ball, è piena di scene relative al sesso, che spesso vedono protagonisti, la giovanissima Bulma, che all'inizio della serie aveva solo 16 anni, e il genio delle tartarughe. Ci sono scene veramente dove il genio dà sfogo alla sua perversione sessuale, sulla povera ragazzina. Persona di più di 300 anni, 300, è un cartone animato, vabbè. Sarà fatta apposta per stuzzicare, diciamo, gli uomini. Però c'è addirittura delle scene che coinvolgono, a parte Bulma che aveva solo 16 anni, ma anche bambini. E che poi vengono viste anche da bambini. Ora, lasciamo stare il problema fra, cioè, se esiste un rapporto effettivo fra anime e pedofilia, questa è un'altra storia. Mi dilungherei oltremodo. Sta di fatto che soprattutto in questa serie le donne vengono rappresentate o come delle bamboline, cioè bellissime, stupidissime, no, dolci, ingenue, che ammiccano gli uomini, oppure come delle isteriche. Ecco, Bulma per esempio è bellissima ma isterica. Pazza, scatenata, che picchia il genio e urla come una dannata. Oppure, se c'è proprio invece l'esempio di Laura, che ha due diverse personalità, cioè sarebbe quella che stranotisce e cambia il colore dei capelli, cambia anche personalità, come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, praticamente. È una personalità completamente buona e una completamente cattiva. Anzi, la personalità completamente buona in realtà sarebbe lo stereotipo della bellissima ragazza roca, stupida, ingenua, dolce, attraente, eccetera. L'altra invece è una pazza isterica, violenta. Cioè, questo è il modo con cui le donne sono rappresentate in Dragon Ball. Poi c'è una scena che non si parla soltanto della prima serie. Perché, vedete, sostanzialmente le donne diventano un ruolo molto marginale, questo abbiamo anche detto, magari si può giustificare in quel modo. Ma in realtà c'è una scena che sta sia nella risurrezione di Freezer che in Dragon Ball Super, dove C18 voleva dare una mano. Cioè l'unico ne ne nemico potente, potente, voglio dire, che donna, vero, che hanno in Dragon Ball, se non ricordo male. Ora dà una mano, ma il marito Krillin, che non vale niente, dice no, lascia stare, rimani a casa a badare la bambina. Di Freezer me ne occupo io, disse. Quello guarda pure affascinato, che errore. Che fascino, ma che co... Cioè, Krillin non vale niente, cioè 18 avrebbe potuto sconfiggere con un colpo solo il Freezer che ha combattuto contro Goku Super Saiyan su Namek. Cioè, rimane a casa con i figli, con la figlia, anzi. Cioè, non è sessismo questo, poi tu non vali niente, tua moglie è fortissima. Inoltre ci sono Videl e Kiki che avevano dell'ottimo potenziale. Per quale ragione, no? Queste due ragazze, insomma, non si sono mai allenate come hanno fatto tutti gli altri per poter diventare forti. Potevano anche forse superare il Krillin o il Yamcha, no? Per essere dei terrestri, no? Anche Tenzing, secondo me, è più forte di tutti per fare i terrestri. Sono state confinate in cucina a lavare i piatti per il marito, a badare i figli, i nipoti. E poi si sono chiesti molti perché Pan, nipotina prodigio di Goku in Dragon Ball GT, nonostante tutto il potenziale che avesse fin dalla nascita, non è diventata manco Super Saiyan. Ma Dragon Ball Super sembra Pan è un prodigio ancora più prodigio, cioè, insomma, se la nasce sa già usare il ki, sa volare, insomma. Caspita. Poi
Per quale ragione? Spero bene, insomma. Poi vabbè, c'è la figlia di Bulma, che pur essendo una Saiyan, c'è una ragazzina stupida e superficiale, praticamente. E a proposito di Bulma, l'unica cosa che sembrerebbe, poco poco, dare giustizia alle donne, sembrerebbe che, dato che Bulma è uno dei pochi esseri umani intelligenti, anzi è geniale, è un'inventrice, un'ingegnera, una... No, costruisce addirittura la macchina del tempo, oltre a tanti oggetti tecnologici, fra cui il radar. Forse la persona più intelligente ha fatto quella passa nella serie, e superando l'intelligenza forse anche di certi alieni. Non solo, Bulma ha detto che è una donna di successo, donna in carriera, la donna più ricca del mondo, donna che ha un certo potere grazie al denaro, cosa che è sbagliata ovviamente, però intanto rende un po' di giustizia a una figura femminile. No, la donna che riesce a fare tutto questo, per quanto per me sia sbagliato, ovviamente essere sbornato di soldi. Voglio dire, però per tutto il resto, cioè, mi dispiace dire perché a me Dragon Ball piace moltissimo. Dragon Ball ha questo grosso difetto, che soprattutto agli inizi, veramente era falocentrico e sessista. Mo' che Dragon Ball Super mai poco poco è stato diciamo un po' redento questo personaggio malvagio, che però voglio dire sempre mi fa pena, per esempio, se ci penso, se qua con i fucili vuoi distruggere una divinità, che nemmeno a Goku bambino facevano niente le armi da fuoco, non so se è la prima serie di Dragon Ball, figuriamoci se tu puoi distruggere Zamasu con uno dei fucili, ti fai solo ammazzare. E quindi, vabbè, cioè, mi dispiace raggiungere questa conclusione, ma secondo me Dragon Ball si può considerare un cartone animato sessista. Un saluto.